interessante da leggere, da raccontare, proprio per capire poi come si è sviluppata questa città e come si sono sviluppate alcune anche vicende negative di questa città. A corredo poi di tutto questo che è, sono delle, dei punti di forza di quel periodo, perché poi quando si parla di liberazione l'attenzione e i riflettori sono molto concentrati su quello che avviene nel centro-nord, perché è innegabile, nel centro-nord ci fu la resistenza, ci fu un movimento di partigiani organizzato e stabile, mentre ancora si discute, gli storici non sono d'accordo, ad esempio sulle quattro giornate di Napoli, se fu un movimento spontaneo, privo di organizzazione, come bisogna leggerlo. Ecco, quindi c'è questa differenza netta tra quello che avviene nella liberazione del centro-nord e quello che avviene al sud. Quindi c'è sempre stata un'attenzione minore nel raccontare quei mesi del mezzogiorno d'Italia, anche perché questa differenza di liberazione ha pesato anche nella concezione che si è avuto alla ripresa tra i due territori. Fu Nenni, ad esempio, a teorizzare il famoso vento del nord, quindi dando l'idea che ci fu una liberazione più nobile, quella quindi favorita dal movimento partigiano nel centro-nord, e una ancora una volta passiva di attesa del sud Italia, come Croce diceva, era stata rivoluzione passiva e di attesa, l'avanzata dei mille in un territorio in cui se non c'era ostilità a quei garibaldini, c'era quantomeno attesa a vedere come andavano a finire le cose per schierarsi da una e dall'altra parte. Quindi ci fu un atteggiamento e una concezione di questo tipo anche della liberazione. Questo pesò molto nel dibattito politico, anche se rispetto al Risorgimento l'attività politica, quindi di nuovo la libertà, il confronto del CNL e degli altri partiti, si avviò dal sud verso il nord, mentre nel Risorgimento ad esempio era del nord e poi si trasferì al sud, quindi fu in questo una differenza tra i due periodi. Io mi dilungo anche molto su quello che fu il ruolo della mafia, quello che è stato il ruolo delle organizzazioni criminali in quel periodo del Mezzogiorno d'Italia, non perché io a questa materia ho dedicato moltissimo, il primo libro sulla storia della Camorra è del 93, è un libro che fu adottato a sociologia come testo consigliato dal compianto Amato Lamberti, ma anche per evidenziare come questa componente della società ha avuto un ruolo sempre, quasi sempre, nella storia del Mezzogiorno e nella storia d'Italia. Per lo sbarco in Sicilia ci furono delle attività dei mafiosi e delle organizzazioni mafiose che partivano da lontano, dagli accordi che i vertici della Marina Militare Americana fecero con Lucky Luciano, che era il capo dei capi della mafia americana negli Stati Uniti ed era in carcere, e quindi avvennero delle trattative di questi vertici che entravano in carcere per cercare l'appoggio di Lucky Luciano, prima per evitare i sicuramenti delle navi mercantili americane che partivano dal porto di New York, e poi per agevolare attraverso dei contatti quello che sarebbe stato lo sbarco in Sicilia. Ecco, tutte vicende che è bene conoscere e bene sapere, proprio perché in questi due periodi, ecco, il Risorgimento e in questo caso la liberazione, si trovano le ragioni, le spiegazioni del perché oggi noi ci troviamo a raccontare certe vicende, certi problemi, no? Come giornalisti, come i cosiddetti storiografi dell'istante, proprio perché sono queste vicende figlie di quelle, e quindi è giusto approfondire e conoscere quelle per poter capire quelle di oggi, perché poi in fondo la storia è questo, la storia è tentare di capire attraverso i fatti che hanno originato altri
com'è che ci troviamo a vivere certe cose e non altre, no? In un determinato territorio. Quindi questo è stato il mio tentativo, questo è stato il mio sforzo attraverso un approfondimento dei documenti, poi attraverso una resa, spero gradevole, perché poi tutte queste cose, se raccontate in maniera accademica e noiosa, poi non trovano molto curiosità, non trovano molto seguito. Questo è stato il mio sforzo, come lo è stato nei libri precedenti, e se ci sono riuscito o meno, beh, questo lo potrà giudicare soltanto un lettore. Grazie. La voce delle donne. Prima erano gli uomini a doversi nascondere, dopo erano le donne. Sintetizza bene Filomena Serrecchia di Santa Pollinare, figlia dei contadini che nel 1944 aveva appena 16 anni, quello che accadde al passaggio di mano dai tedeschi ai marocchini. Un'altra inversione di valore, un ulteriore adattamento alla vita segnata dalle vicende di quei giorni. Quando nei 32 paesi intorno a Cassino c'erano i tedeschi, il timore era che gli uomini fossero rastrellati per essere inviati lontano a lavorare. Per evitarlo la gente cominciò a usare degli accorgimenti per segnalare l'arrivo delle colonne tedesche, come stendere alle finestre delle lenzuola. Era un avviso di pericolo. Ma poi i tedeschi si sostituirono alle truppe coloniali francesi e furono le donne a rischiare i maggiori pericoli. C'era bisogno di proteggerle nascondendole. Così i solai furono trasformati nei loro rifugi. A Nenola Latina gli stupri accertati furono 282, compiuti su donne in età compresa tra gli 11 e gli 80 anni. Come in altri luoghi della Cecilia, non furono risparmiati neanche gli uomini, e 18 vennero violentati. Uno dei testimoni di quelle vicende fu Raffaele Albani, che racconta: i tedeschi in partenza dissero che sarebbero arrivati negri e di nascondere le donne. Questo lasciò increduli i miei parenti, che aspettavano gli americani. Ma l'arrivo dei marocchini fu subito violento, continuò Albani. Arrivò una prima pattuglia di rastrellamento, credo che fossero algerini. Violentarono una domestica, una ragazza molto giovane che dopo riusciva solo a dire «Oddio, oddio!». Tutti noi uomini scendemmo, mentre i soldati tentavano di prendere un'altra donna che gli fu strappata dalle mani. Le donne vennero nascoste in una stanza con la porta mascherata da un armadio. Speravano nella fine della guerra, attendevano gli americani con i tavoletti in cioccolata, la Coca-Cola e il cibo voluta. Invece, nei paesi della Ciociaria, a nord di Cassino, arrivarono le truppe coloniali che si comportarono come vincitori in una terra di conquista. Ma nonostante i ricordi ancora vivi di quel periodo, l'odio di allora non si è mai trasformato in razzismo per gli immigrati che